Sì, purtroppo abbiamo fatto una brutta partita, l'abbiamo preparato in un certo modo, poi abbiamo dovuto anche cambiare modulo perché si è fatto male Ciulina e siamo andati un po' in difficoltà. Poi oggi arrivavamo sempre secondi sulla palla e loro avevano qualcosa in più sicuramente. Non siamo riusciti a reggere l'urto e poi dopo che abbiamo preso i gol ci siamo un pochino sfaldati, non siamo riusciti a reagire. Ma c'è anche un problema fisico di questa squadra, secondo te c'è sempre un calo piuttosto di... Non lo so, cioè, vedendo oggi ti dico di sì, però altre partite credo che abbiamo cercato di far bene fino alla fine. Oggi forse anche l'1-2 è stata un po' una mazzata psicologica. Sì, è vero, ma non è una cosa, a volte non è una cosa conscia, a volte magari la tua testa ti dice di andare, le gambe non vanno, viceversa, succede qualcosa di inconscio, perdi le distanze, in campo cerchi di fare qualcosa in più che invece ti porta a far peggio, di conseguenza viene fuori una brutta partita in cui tutti abbiamo dato molto meno di quello che possiamo dare. No, devo dire la verità, oggi ho fatto una brutta partita e non stavo neanche bene, ma non lo so, arrivo sempre in ritardo. Niente, una brutta partita, speriamo di dimenticarla in fretta e di fare una buona partita settimana prossima. Sì, chiunque arrivi, tanto questo campionato l'avete conosciuto anche voi, chiunque può far bene. Grazie a tutti. Grazie.